Articolo 9 della Costituzione italiana. La Repubblica promuove lo sviluppo e la ricerca scientifica e tecnica, tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. Cosa racconta questo articolo bellissimo, il più bello di tutti, secondo me? Racconta la scienza, racconta la tecnica, il paesaggio, i reperti storici e le opere d'arte. E dice che sono dei beni da tutelare, perché sono tutti manifestazioni della cultura. È l'articolo più bello. Io sono fisica e scrivo i miei romanzi, i miei libri, ambientandoli nel XX secolo, perché sono quelli fisici che hanno creato il nostro mondo. E poi traggo degli spettacoli teatrali che porto in giro in tutto il mondo. Il mio lavoro è tutelato, è difeso dall'articolo 9 della Costituzione italiana. Ma non soltanto il mio lavoro, anche tantissime altre cose e tantissime altre persone. Ora vi dico perché. L'articolo 9 della Costituzione italiana affronta in una maniera diversa, da due prospettive diverse, la scienza, la tecnica, la natura e le opere d'arte. Questo articolo dice che dobbiamo promuovere la scienza e la tecnica, cioè dobbiamo concedere a chi lo fa la libertà di ricerca e di divulgazione. È fondamentale questo passaggio. Libertà di ricerca e di divulgazione, cioè la Costituzione li difende con un articolo scritto apposta. Dalla Costituzione capiamo che c'è un'esigenza di proteggere qualcosa che costituisce una conquista della creatività umana e di pretendere la libertà di parola. Inoltre dice che bisogna tutelare il paesaggio e il patrimonio artistico e storico, cioè riconoscere e sostenere la ricchezza artistica e ambientale che solo l'Italia possiede. Mai come in questo momento la scienza è diventata un'esigenza, la scienza come metodo di lavoro, come luogo della razionalità. Non so voi, ma io nei mesi del lockdown mi sono salvata con la logica e con il buon senso per riuscire a uscire dalla confusione che regnava. Questa è la scienza, questa è la fisica, usare la logica e il buon senso. In particolare nella fisica si sono andate a cercare le risposte, perché la fisica è la scienza più dura, è quella da cui parte tutto. È quella da cui nascono le grandi domande esistenziali e pratiche, e in cui si cercano le risposte. Si dice, no, i fisici sono quelli che hanno le chiavi per aprire i cassetti giusti e per trovare le risposte da punti di vista differenti. Ecco a cosa è servito tutto questo periodo, forse, per trovare delle nuove risposte. Sì, perché la fisica permette di capire i grafici, ad esempio, quelli che venivano diffusi durante appunto il lockdown. La fisica ci permette di capire la fredda matematica, i numeri. La fisica apre le porte verso la comprensione. Tramite la fisica abbiamo la consapevolezza e l'indipendenza. La fisica crea indipendenza. È questo che dice l'articolo 9 della Costituzione. Ora dovete ammettere che la storia che ho creato per voi oggi si sta facendo avvincente. È avvincente perché innanzitutto oggi è il 2 giugno e da domani finisce il lockdown, inizia la fase di unlockdown, chiamiamola così. E proprio da domani inizia anche una nuova consapevolezza per noi, perché la scienza, la tecnica, la natura e l'arte devono diventare di nuovo le nostre priorità. È quello che dice la nostra Costituzione. Io credo che il cosmo abbia il suo modo di riequilibrare le cose quando queste vengono stravolte. In un momento in cui il cambiamento climatico causato dai disastri ambientali era arrivato a livelli preoccupanti, in un momento in cui certe ideologie politiche discriminatorie si stavano riattivando in tutto il mondo, in un momento in cui la produttività e il consumo ci facevano correre come dei matti, si è fermato tutto di colpo. E la comunità, il senso di appartenenza e soprattutto la scienza sono diventati una priorità assoluta. Ora però tutto dipende da noi.
da come sappiamo adesso far ripartire le cose. E per sapere come fare nella maniera più saggia c'è la Costituzione. Articolo 9 dice proprio come fare. Io da fisica ho il mito di Albert Einstein e Einstein diceva questo. Diceva: la creatività nasce dall'angoscia, come il giorno nasce dalla notte oscura, e nella crisi nasce l'inventiva, le scoperte e le grandi strategie. Chi supera la crisi supera se stesso. Diceva così Albert Einstein. Il mio ultimo libro, prima che succedesse questo disastro, era stato pubblicato da Bollati Boringhieri e si chiama Einstein Forever, perché traccio il solco che lui ha lasciato per noi e racconto la sua eredità. All'interno delle sue parole è come se ci fosse l'articolo 9 della Costituzione italiana. Sì, perché tutto quello che racconta l'articolo 9 della Costituzione italiana è la sua bandiera di vita. Ve lo faccio rileggere. Leggetelo voi stavolta, che è più efficace. Io ho passato 99 giorni di lockdown qui nella mia casa, nel bosco, nell'entroterra di Genova. Sono stata circondata dal bosco in tutto questo tempo. In questo tempo ho creato, scritto un mio nuovo libro e un mio nuovo spettacolo teatrale, perché avevo l'esigenza di mettere un seme che potesse poi nascere quando tutto finirà. E quello che avevo intorno, appunto, era il bosco. Il bosco è diventato la mia forza, è diventata la mia energia. Il bosco rappresenta l'emblema del bene comune, proprio quello di cui parla l'articolo 9 della Costituzione italiana. Ha un ruolo fondamentale per lo sviluppo economico, per la tutela del territorio, dell'ambiente e del paesaggio. Il bosco ha diverse funzioni, come la produzione del legno, oppure per la sicurezza del territorio, il vincolo idrogeologico, la produzione dell'energia, la salubrità dell'ambiente, fino alla bellezza e all'armonia del paesaggio. Io rimanevo ore a guardare il bosco là fuori. Il bosco è la storia dell'umanità, è la storia dell'albero della vita, della liberazione di tutte le religioni. Il bosco ha i rami in cielo e le radici in terra, per tutte le mitologie. Il bosco è la base dell'arca di Noè, dell'arca dell'alleanza. Dal bosco, dalla legna, nascono le cornici, i pennelli e quindi i grandi quadri. Dal bosco nasce l'ulivo del talamo di Ulisse, della selva oscura di Dante. Dal bosco nascono i violini, le barche per viaggiare. È il bosco vecchio di Dino Buzzati quello che c'è fuori. È il bosco dove i fisici del XX secolo andavano a fare le loro camminate e all'interno del bosco si perdevano per trovare nuove idee. I miei fisici quantistici, quelli che racconto nei miei libri, traevano forza dal bosco. Ma anche quelli precedenti, e pensiamo per esempio a Newton, è stato a metà del 1600 nella sua casa nel bosco perché c'era la peste e dovevano stare tutti isolati nelle loro abitazioni e lui si è perso nel bosco a 20 anni, non aveva ancora la parrucca e si è messo a guardare un melo e si è fatto la sua grande domanda, la più bella che potesse farsi: perché la mela cade sulla testa e la luna non cade sulla terra? Ecco, dal bosco nascono nuovi pensieri. E qual è la differenza tra il bosco e l'articolo 9 della Costituzione italiana? Non c'è differenza. Il bosco è la logica pura, è la scienza, anzi la fisica, perché è la scienza più bella, più dura, più pura. Il bosco, il legno, vive, muore, si rinnova con l'uomo. Sta a noi scegliere la strada da seguire, come diceva Robert Frost. E come dice l'articolo 9 della Costituzione italiana. Repubblica, patrimonio, nazione, fisica, concetti unitari, concetti da rileggere e da rendere concreti, soprattutto in tempi in cui si cercano sostanza e appoggi. Ecco perché per me l'articolo 9 della Costituzione italiana racconta a tutti noi ed è il più bello di tutti.
perché salda la tutela del paesaggio, dell'ambiente e dei beni culturali in una prospettiva futura, ci dice che cosa stiamo lasciando e ci impegna per i nostri figli e i figli dei nostri figli, ci dice come farlo, come i grandi poeti. Mi viene in mente una grande poetessa, diceva questa poesia: non mettetemi accanto a chi si lamenta senza mai alzare lo sguardo, a chi non sa dire grazie, a chi non sa accorgersi più di un tramonto. Chiudo gli occhi, mi scosto di un passo, sono altro, sono altrove. Era Alda Merini. E io sono Gabriella Grayson. Là fuori c'è il bosco, poco più là c'è il ponte di Genova, su a nord c'è il castello sforzesco, e più giù c'è il Colosseo, e via così, tutti noi, tutti insieme, i quadri, la telefonia mobile, la stufa, i computer, tutti insieme, uniti, siamo più belli e vivremo più a lungo perché esiste la Costituzione italiana. E grazie all'articolo 9 noi possiamo splendere. Ciao, in bocca al lupo, buon unlockdown e fiorite. Non state con chi o dove non potete fiorire. Ciao, in bocca al lupo.